La curva di oggi documentata dal Financial Times nelle ultime ore che vorrei vedere, così capiamo se effettivamente c'è questa lieve discesa o meno, se invece l'Italia è ancora stabile. Ecco, come vedete il punto dell'Italia si va stabilizzando, ecco, non c'è proprio ancora quella discesa che noi vorremmo tanto vedere. Professore, questo grafico parla molto chiaro, ci sono paesi che si stanno assestando, l'Italia però ancora non riesce a scendere giù, quel puntino vorremmo vederlo, come vediamo la curva della Cina. Certo, ancora purtroppo siamo in una fase di plateau e di lievissima discesa, che è simile un po' a quello che sta avvenendo anche in Spagna e in Francia, a differenza di quello invece osservato negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove la curva è ancora in crescita. Quindi è molto importante proseguire con queste misure, purtroppo considerando che c'è questa grossa concentrazione di casi, particolarmente in due regioni come sono la Lombardia e il Piemonte. Professore, ma secondo lei quando è che noi riusciremo a vedere effettivamente un po' di decrescita e quindi potremmo respirare un po' di più? Perché ancora sappiamo che fino al 3 maggio siamo in lockdown, ma dopo cosa succede? Cioè, sicuramente ci potranno essere delle zone d'Italia in cui l'andamento dell'epidemia avrà degli andamenti favorevoli e quindi con un calo più evidente rispetto ad altre regioni. Quindi ci dovremo abituare ad agire in maniera differente anche in diverse zone d'Italia. Quindi sarà molto importante agire in questa maniera e cercare di differenziare le varie misure. A questo proposito vorrei farvi vedere come potrebbe essere la ripartenza e quindi diversificata, come diceva il professor Mastroianni, nelle diverse zone d'Italia. Guardiamo